Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75. Mamma mia che freddino che fa oggi. Allora ragazze belle, questo è il video dello svuoto la spesa di Pasqua. Vi ho detto che l'avrei fatto lunedì, non metterò il video della spesa perché lunedì Pasquetta non vado a far spesa. Fidate, è bastata la spesa di oggi. In totale, togliendo i punti e tutto questo, 197 euro. Vedere cosa prendo. C'è anche altre cose, non è solo per Pasqua, perché ho preso anche cosine che sapevo che poi mi sarebbero servite per gli altri giorni. Comunque, questa, vabbè, ragazze, iniziamo. Dovrei trovare subito il gelato perché sennò mi rimane fuori, però qua è una ricerca tipo l'arca di Noè. Vabbè, iniziamo borsa per borsa, speriamo che mi salti fuori velocemente questo gelato. Allora, ho preso la polpa per fare le lasagne, per fare il ragù. Ne ho prese due confezioni perché la seconda la pagavo la metà. E allora l'ho presa, tanto a mare non va, ragazze, no? Io prendo sempre questa qua della Carrefour, è buonissima, è tipo la Muti, buonissima. Poi mi sono presa lo yogurt che l'avevo finito, l'ho finito ieri a merenda. Praticamente io mi mangio un chilo di yogurt alla settimana, neanche. Sì, un chilo, l'ho preso lunedì, da lunedì l'ho finito ieri a merenda. Un chilo di yogurt. Vabbè. Poi un vasettino e ne ho preso un altro e poi ho ancora due schede, voglio prenderne due di quelle rettangolari. Ne ho preso uno così e uno alto che è in giro da qualche parte, che scadono, adesso al 10 scadono. Poi avevo finito quello per il bagno, ho preso tovaglioli, verde speranza, marmellata perché ho finito anche la marmellata, me ne è rimasta tanta così, dunque calcolate che mangio un chilo di yogurt e un vaso di marmellata da 600 grammi, ne avrò ancora 100 grammi, mezzo chilo di yogurt di marmellata, questo è solo colazione e merenda. Poi ho preso una bottiglia di Fanta, ma ce n'è un'altra perché se la seconda anche lì c'era lo sconto, se ne prendevi due. Poi la farina per fare la pasta per le lasagne, la peperlizia, i peperoni quelli agrodolce, latte, ho preso questa volta quello fresco ma sempre della Carrefour e ne ho presi 4 litri per fare la besciamel perché lasagne ne farò un po' di più, un po' le congelo sia per noi un po' per mia mamma così se le prende su e poi se le congela poi lei, io gliele preparo, le lascio fuori nelle scale che così rimangono non al caldo e poi dopo lei se le mette poi nel congelatore e ho preso questa la prima volta che lo prendo perché di solito prendo sempre il granarolo però era finito, ce n'era rimasto solo 1 litro e scadeva domani, no, e allora ho preso questo che invece scade al 12 e ne ho presi 4 litri. Poi eccolo qua mister gelato, lo metto subito via, ho preso la crema che voglio fare, faccio le fragoline, le taglio e gli metto una qualche pallina di gelato. Poi sale grosso, ne ho prese mi sembra 5 confezioni per fare il roast beef. Di secondo faccio il roast beef al forno nella crosta di sale e io per sicurezza ne ho presi 5 perché tanto mi sono detta fuori mi cresce l'erba fra i sassi così al massimo butto giù il sale che la brucia. E ne ho presi 5 anche questo, quello meno caro che c'era. Poi il ginseng, quello piace anche alla Vale. Poi una di Coca-Cola, un'altra che vi ho detto di Fanta, vedete noi siamo dei gran bevitori, a casa nostra non beve nessuno. Poi questo qua che piace a me, che penso che piacerà anche alla mamma, la zia Marcella, sacchi neri, ne ho presi due perché erano in offerta a 2,99 euro, questi sono molto molto forti, sono quelli della Domopack, sono i più forti che ci sono, i più resistenti, non si spaccano, tengono bene.
E uno lo metto qua nel bidone, uno me lo tengo perché in garage dove c'ho la bici ho un bidone anche lì dell'immondizia, perché nella discesa, per scendere al mio garage c'è una discesa e quando c'è il vento così arriva sempre tipo immondizia, perché ormai il mondo è pieno di immondizia, perché la gente butta tutta l'immondizia fuori. E allora cosa faccio? Ogni tanto la raccolgo e faccio che tenermi lì il bidoncino e metto anche lì un sacco nero. Infatti anche lì ho fatto una pulizia. Adesso quando poi un po' di tempo vi faccio vedere come ho pulito bene fuori. Mamma mia, sono soddisfatta. Male alla caviglia ma soddisfatta. Tra l'altro ho dovuto mettere i cerotti, quelli per togliere l'infiammazione, perché la Franci della farmacia dice che probabilmente ho un'infiammazione al tendine dovuta magari a uno strappo che ho preso, non mi sono accorta. Adesso la faccio disinfiammare e poi vado a farla vedere. Gli altri due, mi sembra che ne ho presi 4 di latte, eh. Boh, poi arriveremo. I grissini perché li abbiamo finiti, due pacchetti finiti. Poi Lactimel che era in offerta anche lui, ne ho prese due confezioni. Era due, anche quello 2,99 mi sembra, ne ho prese due. Ho preso gli agrumi e more mirtilli mi sembra, poi tanto salterà fuori. Poi il caffè, ho preso la confezione questa qua più grossa che ce n'è dentro 30, dolce gusto, perché qui c'è anche la mamma che a lei piace, anche a lei questo caffè qua. Poi ho preso, perché io, vi faccio vedere, ho questo qua per il sia per il sale che per il pepe. E vedete che è finito, allora ne ho comprate tre confezioni, ho preso il pepe nero, il pepe verde e il pepe rosa, così vado a riempire qua dentro e lo usiamo di solito sia Natale che Pasqua, così lo metto in tavola e chi vuole se lo aggiunge. E ho preso anche qua quelli del Carrefour che costano la metà rispetto agli altri che costano quasi 3 euro, questo invece è 1,90 e ne ho presi 3. Poi le banane per il Mati, 4. Burro, ne ho presi due paninetti piccolini, sempre quelli del Carrefour, perché ne ho ancora, però per mettere dentro nel contenitore del burro è meglio se è un po' più basso, allora ho preso questi qua più piccoli. Infatti prenderò sempre questo adesso. La panna da mettere sempre sulle fragole gelato, sempre del Carrefour. Zucchero, sempre del Carrefour. Ragazzi, io ce la metto tutta, a cercare di risparmiare. Poi, more, e sì, more mirtilli, ve l'avevo detto che era quello. Insieme all'antipasto, che ne ho preso pochissimo, alla fine ho preso solo prosciutto cotto crudo e salame grana grossa. 10 fette, 10 di uno, 10 dell'altro, 10 dell'altro. E un pezzo di patè per la zia Marcella, che lei gli piace, quello di fegato. Ho preso i funghetti, le cipolline e i peperoni che vi ho fatto vedere prima. E questo è l'antipasto, più l'insalata russa. Riso che l'avevo quasi finito, e sapete che io di solito a lunedì cosa faccio? Faccio bollire un bel po' di riso, lo faccio raffreddare, lo metto in frigorifero in un contenitore, così i giorni che magari o sono in ritardo, non so cosa mangiare, mi mangio il riso io. Patate per fare l'insalata russa, l'altro litro che l'avevo detto, infatti erano 4. Biscottini, ne ho prese due confezioni, l'altra salterà fuori. Gli ho preso la trota e mi sembra che l'altro invece era il tacchino. Uno di grana, ma non ne ho uno perché ce ne sono altri. Aspettate che libero un po' qua perché adesso qua è proprio un casino, eh? Metto qualcosa dentro già nel frigorifero così mi libero un po' lo spazio per farvi vedere, ragazzi. Poi domani mi metto e preparo tutto quello che è da preparare da mangiare, mamma. Poi domenica mattina mi alzo presto, vado su a pulire la farmacia. Così almeno anche lì non ci penso più. Queste invece le metto poi fuori nelle scale. Eccole Questo. Il caffè lo metto là. Anche questo. Lo zucchero e la farina via. Ragazze, tutti i pensieri. Non vedo l'ora che sia mercoledì che vado a fare sta dichiarazione, va? Così mi tiro già via un pensiero dalla testa. Metto ancora via due cose e poi dopo andiamo avanti. Allora,
spostiamo e andiamo avanti. Prossima borsa. Allora, due confezioni di fragole, tanto bastano perché le taglio fini fini fini, insieme al gelato e la panna vanno benissimo. Siamo in 6, eh. Pane. Allora, pane non era rimasto più tanto, cioè quello che piaceva a me non c'era. E allora ho preso, vabbè, il solito di patate e ne ho presi 20 panini. Poi ce n'erano ancora 3 di quello di grano duro e poi ho preso questo che è il filoncino, quello calabrese, che mia mamma mi ricordo che una volta aveva detto che era buono. E allora l'ho preso, così glielo taglio a fette e lo servo. Io adesso questo vado a congelarlo tutto, il pane. Poi gli gnocchi per me, Matteo, domani è pranzo, che così faccio veloce. Che poi comodo, quando è a casa da scuola, perché non ho il pensiero di... non devo correre, anche oggi sono andata a lavorare con calma, sono tornata con calma. È tutto diverso rispetto a quando va a scuola, invece che devo pensare a preparargli da mangiare prima che lui torni, per quando torna. Lui se lo dopo se lo scalda. Vabbè, poi ho preso della Pizzoli, le patatine, queste qua. Queste qua si possono fare anche nella friggitrice d'aria, infatti le farò nella friggitrice d'aria. Insieme al rosby faccio le patate fritte e l'insalata con i pomodorini. Quello sarà il contorno del secondo. Poi la carne, così ve la faccio vedere. Allora, questo è il pezzo che mi sono fatta proprio tagliare al momento dal macellaio, 20 euro solo lui, che per fare il roast beef, e mi ha detto di prendere almeno un chilo e tre, infatti mi ha detto fai su un chilo e tre. Uè, e boh. Poi macinata per fare il ragù ho preso mista di suino, mista di manzo e vitello. Io faccio sempre così, prendo tutti e tre i tipi, vitello, manzo e maiale, perché secondo me viene più gustoso il sugo. E ne ho preso quanto? 300? Allora, un chilo e sei in tutto ne ho preso. Adesso non lo metto neanche nel congelatore, perché tanto se riesco lo preparo già adesso, vediamo. Il sugo magari lo preparo già stasera. Vediamo cosa riesco a fare. Il roast beef. Il roast beef non so neanche se farlo proprio direttamente alla mattina. Meglio che lo metto nel congelatore, che non viene cattiva la carne. Parlo da sola come i pazzi, ragazzi. Altre due cosine e un'altra borsa, in tutto erano 5 le borse. Gli aromi, allora io in giardino ho l'alloro e la salvia, però non ho più il rosmarino, che devo assolutamente piantare, perché a me piace averle quelle tre piante lì. E allora l'ho preso e c'è dentro anche dentro un po' di salvia. Però adesso appena vedo in giro le piantine me ne prendo una e la pianto, perché poi vi farò vedere in giardino come è venuto bene. E voglio, dato che adesso ho la macchinetta che posso tagliare io l'erba senza dover sempre dipendere da Gianfranco per la parte dietro, perché davanti non avevo problema, già prima me lo facevo, dietro non riuscivo col filo a arrivare e dunque dovevo sempre aspettare lui che facesse col decespugliatore, non faceva mai, e adesso non ho più bisogno di lui e dunque anche dietro verrà un gioiellino. E dunque voglio mettermi anche il rosmarino. C'era la piantina, ma è morta perché Gianfranco col decespugliatore l'ha tagliata. Ma anche la pianta delle ciliegie, avevo piantato una pianta di ciliegie e Gianfranco con il decespugliatore l'ha toccata sotto, e giustamente povera pianta, era giovane, non ce l'ha fatta. Finché un piantone gli arriva contro un filo ce la fa, un piantino delicato non regge all'inverno. E boom, e sia quella che l'altra era una pesca, che perché a me dietro piacerebbe piantare frutta, vorrei mettere delle piante da frutta. Adesso piano piano col tempo me le farò poi io queste cosine. Comunque questo è un euro. Le carote, sempre per l'insalata russa. Poi ultima borsa, ragazze, Le uova, per sicurezza, perché bisogna fare l'insalata russa e la pasta. Per sicurezza ne ho prese 12, 13, 16. Perché ho detto, metti che mi va, impazzisce la maionese, almeno ce le ho e non divento matta io. Un altro contenitore che vi ho detto grosso, che così vado a metterli poi dentro nell'armadio, e ce li ho giusti anche qua, perché di là ve l'avevo fatto vedere. Vedete qua, sono, vabbè, due adesso li ho messi a lavare che erano vuoti, e
qua voglio fare la stessa cosa, guardate, vedete, sono due grossi, voglio metterne due grossi sopra e due piccolini per altre cosine. Qua mi sono messa questo che c'era scritto dietro, che c'è le scadenze, per esempio tanti alimenti, anche se sono vicino alla scadenza non c'è problema. E allora me lo sono appiccicata lì, che così me lo tengo, è un buon premio memoria per non sprecare roba. Poi l'insalatino, ho preso il solito sacchetto che adesso io lo vado a svuotare, lo metto dentro nei miei, quelli verdi. Poi ho preso un prosciutto perché se magari domani sera Matteo vuole farsi la piadina, si fa la piadina per cena. E invece stasera, allora, ho lì della carne e della bourguignon, voglio farla nella friggitrice ad aria, come fosse senza farla con l'olio. E poi voglio fare anche le patatine, queste qua si fanno in padella però, così stasera la cena è fatta, che adesso non ho capito se Musetto viene su e sta qua a cena, boh, vediamo che è ben guarito. Vai, la Red Bull. Ah, ecco qua il grana. 1, 2, ve l'avevo detto, 3. Sì, 4 ne ho prese, 4 in tutto ne ho prese. E anche questo è grana padano, sempre quello della Carrefour. Poi una bottiglia d'olio, quello di girasoli che di arachidi per fare l'insalata russa, che mi veniva il dubbio che era l'altro, invece no, mia mamma dice sempre di prendere quello che rimane più leggera, praticamente lo mischio. Due confezioni di barrette per il mati per merenda, gli altri 3 kg di sale grosso, 1, 2 e 3. Ah, pesce ho preso, non vi avevo detto tacchino, no, pesce. Poi un pezzo di grana, se non mi dovesse bastare le confezioni, la pellicola per far su, perché ho preso le vaschettine, però non hanno il coperchio, e allora ho preso la pellicola. Lo zucchero, quello di canna, che anche questo l'avevo finito, l'altro sacco che vi avevo detto che era in offerta, così vado a metterlo sotto, e il vino bianco per fare il ragù. A me sembra di aver preso tutto, spero di non aver dimenticato niente. Il soffritto ce l'avevo già a casa. Boh, ragazzi, a me mi sembra di aver tutto. Che Dio me la mandi buona. E niente, io qua vi faccio già gli auguri per quelle che guarderanno questo video qua. E ragazze mie belle, domani mi metto lì, preparo, è quel che viene, viene. E, tanto è per stare in compagnia con la mamma e col Mati, viene anche mio fratello, insomma, per passare una giornata insieme. Adesso devo rifare anche la posta pay, devo telefonare al numero verde perché ce l'ho in scadenza, mi scade la fine del mese. E mi hanno detto di telefonare. Tra l'altro è tutta consumata, non si vedevano più i numeri, li ho passati col pennarello, tanto per farvi vedere, vabbè. Ragazze belle, solo la Cristina può arrivare a fare queste cose. Sono fatta così. E che ci volete fare? Vado presa un po' così. Così. Ragazze belle, vi voglio un sacco di bene. Vi auguro una buona giornata. Vi auguro dei buoni preparativi di Pasqua, serenità a tutte quante. Poi tanto, se riesco, vi faccio il video la domenica mattina. In qualche momento spero di farcela. Vorrei farmi vedere un po' tirata insieme, non sempre così conciata come mi vedete. Ragazzi, questa è la Cristina. Vi voglio bene. Ci vediamo e come al solito, se questo video vi è piaciuto, pollice in su. Se non vi è piaciuto, pollice in giù, lo capirò. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina perché i video li metto ogni tanto. Ah, guardate lo smalto.